Siete nuovamente collegati con l'International Broadcasting Center di Londra per questo nuovo appuntamento con il nostro speciale News Londra 2012. È stato un pomeriggio sera, quello di ieri, assolutamente intenso per i colori italiani. Sono arrivate delle novità importanti, anche medaglie e soprattutto anche degli esami rimandati. Ed allora partiamo subito dalla prima medaglia, che è stata conquistata nella box con il bronzo di Vincenzo Mangiacapa, che è stato battuto per 15-8 dal cubano Sottolungo. Invece Clemente Russo è in finale questa sera nella categoria dei massimi, è stato battuto la 0 Arletov. Poi arriviamo alla prima serata con le due sfide importanti dell'Italia, sia per il volley che per la pallanuoto. Incominciamo da quest'ultima: l'Italia della pallanuoto torna in finale olimpica dopo 20 anni, battendo i serbi con il punteggio di 9-7 in una gara condotta sempre avanti e sfruttando appieno le superiorità numeriche. Gli azzurri troveranno in finale domani pomeriggio la Croazia dell'ex CT Ratko Rudic. Per il volley invece gli azzurri di Mauro Berruto si fermano in semifinale, battuti per 3-0 da un Brasile irresistibile, 25-21, 25-12, 25-21. I parziali dicono tutto contro un'Italia mai convinta e troppo distratta. Per il bronzo ce la giocheremo con la Bulgaria. Poi arriviamo nella tarda nottata dal Taekwondo, bellissima medaglia di bronzo per Mauro Sarmiento, che vince facilmente la finalina di consolazione per 4-0 sull'afghano Bahawi. E poi, sempre a tarda notte, arriva anche dalla box la notizia che Cammarelle, il nostro Roberto Cammarelle, è in finale nel Super Massimo, battuto in rimonta per 13-12 la 0 Bellezidov. Queste dunque sono state le bellissime emozioni arrivate ieri nella terz'ultima giornata dei giochi olimpici. Oggi abbiamo veramente poche speranze, ma almeno ci affidiamo a Clemente Russo, che questa sera alle 23.15 affronterà la finale della pesi massimi 91 kg, e anche in Eleonora Giorgi ed Elisa Rigaudo oggi pomeriggio nella marcia 20 km donne. Ricordiamo che al momento il medagliere dell'Italia è a quota 21 medaglie. Bene amici ed amiche, vi saluto e vi abbraccio, grazie per l'attenzione, vi aspettiamo domani domenica per il penultimo appuntamento con Speciale News Londra 2012 per raccontarvi una grande giornata olimpica. È tutto da Londra.